E quando tutto sembrava andare bene, eccoci qui di nuovo. The Quarry is back. Ne abbiamo già subito una di quarantena e personalmente per me è stato un disastro. Sono abituato a viaggiare di continuo, muovermi tutto il giorno e andare ovunque. Quell'improvviso stop mi ha destabilizzato. Nonostante nei miei video cercassi di mantenere la solita linea divertente, in realtà stavo subendo una forte depressione che mi ha fatto cambiare direzione su molte cose e persino lasciare la mia ragazza. Una scelta davvero idiota. Ma è ora tutto diverso. Sappiamo a cosa andiamo incontro. Bisogna fare un piano prima possibile per evitare di impazzire di nuovo. Ho deciso che da oggi, per un mese, voglio lavorare su di me, sul mio riding e su nuovi trick. Bisogna fissare una data. 3 settimane da oggi dovrebbero essere sufficienti per quello che ho in mente. Quindi scriviamo qui 27 novembre. Sto già perdendo tempo, muoviamoci. Primo step per fare una session perfetta è avere i salti perfetti, quindi c'è un sacco di lavoro da fare qua, ma per fortuna c'è Andrea che mi aiuta. Oh, ti muoiono! Dai, che 2 ore! Vieni, taglia erba, camminiamo. I'm a little bit naughty, I'm a little bit too consumed, but every part of my body is telling me to run away from you. Oh, ma che è andato nel tuo pezzo, dai! Per diventare un buon rider non basta saper fare i trick, bisogna anche avere una buona preparazione fisica, altrimenti alla prima caduta andiamo a casa a pezzi. Questa per me è diventata la mia palestra in tutti i sensi, quindi ci ho passato intere giornate di sforzi e fatiche che mi hanno formato sia fisicamente, ma mi hanno anche insegnato a costruire questo tipo di strutture. In queste 2 settimane passerò qui un sacco di tempo a sistemare tutto e lavorare anche sulla mia resistenza fisica. Oggi sistemerò il primo atterraggio, che poi l'ho messo un po' peggio di tutti. Comincerò dalla parte dove si atterra e lascerò i fianchi per la prossima settimana, così nel frattempo posso già iniziare a girare e prendere confidenza con la linea. È arrivato il momento di fare lavori seri. Mucco 2, che sei su così, eh. Oh, damn it! Mica un nuovo record, hai visto? E mi è sfuggita la frizione, siamo andati non farlo mai più. Oh, ma acceleri prima secco e poi molli perché te la svita. Bene! Hai detto va bene, poi non lo fai. Oh, ti licenzio. Se ce l'hai la patente, te. Ti riprendo. Vabbè, io me ne vado allora, non sei capace. Oh, ma che bello! Anche per oggi abbiamo lavorato, possiamo andare a girare. I could really use a change of scenery. Yeah. Everybody smoking all the greenery. Yeah. Close the match cause they were handed down to me. But I'm still fly, I know. Tutti i landing ormai sono praticamente pronti, quelli in terra, manca da lavorare solo sul cippato, che tra l'altro è quello più importante perché è dove si provano tutti i tricks, come è meno rischioso cadere. Quindi adesso, visto che il cippato è un po' vecchio, mi metto qua, lo giro tutto, si ammorbidisce e la settimana prossima possiamo mandare tutti i tricks. Boh, ragazzi, per questa settimana direi che il piano sta andando alla grande. Oggi, oltre a lavorare un po', mi metto anche a girare.
Qua. Allora oggi facciamo una bella session sull'airbag, scaldiamo un po' di trichelli nuovi da fare poi settimana prossima sul dirt, quindi adesso un po' di riscaldamento e poi partiamo sul muro. Sui trick che vorrei fare venerdì, adesso cominciamo a lavorare sul triple whip, hop, double whip, winch viper, da c'era ancora, non mi ricordo più. Arrivo. For 2 years straight to the face. Champagne belly bubbles still won't go away. Last year my best man hit a stain with bare face. Now he's got a LB on the water's cold case. Un trick che voglio fare da un sacco di tempo è tre downside whip da tutte le parti. Sapevo fare tre downside whip opposite tanti anni fa, però è un trick che mi ha sempre dato problemi, mentre dalla mia parte l'ho imparato adesso di recente, dopo non so quanti anni che ci provo, forse 10 anni. Quindi bisogna fare un po' di pratica per portarlo di là sul duro. Allora, visto che abbiamo lo step down, facciamo anche un po' di provini qua. Perché mi piacerebbe fare un 3-6 dallo step down di là che ancora non l'ho fatto, che ho paura. Quindi è il momento giusto. Per questo video è tutto, noi ci vediamo nel prossimo video, settimana prossima. Vi ricordo che ci sono disponibili nuove felpe, dovete avere qua il link sotto in descrizione. E niente, bella zio, ciao.